Oggi taxi fermi, perché? Oggi taxi fermi in tutta Europa per protestare contro l'attività di una multinazionale, Uber, che sta cercando di distruggere il servizio taxi in tutto il mondo. Il servizio taxi è un servizio pubblico, con obblighi di servizio, con autisti professionali, certificati dalla pubblica amministrazione, che applica su delle auto controllate e controllabili, applica delle tariffe certe. Le tariffe che vengono applicate attraverso lo strumento di misurazione che è il tassametro, e questo tassametro è anche piombato. Uber addirittura utilizza degli strumenti di misurazione che non sono controllati, controllabili e piombati. Voi avete parlato con tanti, compreso Pisapia, cosa vi ha detto? L'ultimo incontro con Pisapia è stato oggi, adesso uscirà il risultato, farà un comunicato, e il problema è che il comune allo stato attuale quello che poteva fare fondamentalmente lo stava facendo, anche se l'ha fatto con deciso ritardo, e manca comunque qualche passaggio anche al comune, soprattutto per l'applicazione dell'articolo 5 bis della legge che prevede l'utilizzo delle ZTL, ma queste sono tecnicalità, magari non interessano tutte. Sicuramente quello che allo stato attuale pare non essere partito è il tavolo fra i due ministeri competenti, la Regione Lombardia, la Regione Lazio, e i due comuni pare non essere ancora partito, e questo è uno dei motivi del disagio. Ma lo sciopero di oggi è uno sciopero essenzialmente comunicativo, perché abbiamo di fronte una multinazionale che addirittura ultimamente notizie del Wall Street Journal davano addirittura con una valutazione di 18 miliardi di dollari, cifra enorme. E questa multinazionale ha alle spalle la finanza, il capitale, ha la possibilità di andare su tutti i mezzi di comunicazione, e lo sta facendo e sta ripetendo delle falsità. Ribadisco, oggi è uno sciopero per comunicare all'utenza che si sta difendendo un servizio pubblico, si sta difendendo un servizio certo che tutela l'utenza. Allora, Striscione, adesso manca un pezzo. Sì, manca un pezzo, manca il nome di Pisapia. Sono arrivati la polizia municipale e la Digos dicendogli di toglierlo perché era vilipendio. Evidentemente la verità dà fastidio, il fatto che qui nessuna autorità venga tra di noi a parlare, a rassicurarci, a farci capire che si vuole far rispettare la legalità. Siamo a questi livelli qua che ci vengono e ci impongono di togliere il nome. Queste sono le risposte dell'autorità. Allora, cosa sta succedendo oggi? Oggi sciopero dei taxi non solo a Milano, ma in tutta Europa e anche in alcune città del Sud America. Uno sciopero indetto dai tassisti di tutto il mondo per ribadire la natura pubblica del servizio taxi. Uber continua imperterrito comunque. Uber continua imperterrito e noi, come si vede, continuiamo a confutare le bugie che Uber spesso afferma, e continuiamo a batterci per tutelare l'utenza. Noi abbiamo obblighi di servizio, trasportiamo le persone con un tassametro che incorpora tariffe fisse stabilite dalla pubblica autorità. Questa è la migliore garanzia per le persone trasportate.